31 dicembre 2023, è il giorno di festività San Silvestro, e abbiamo con noi, prego, Giuseppe. Sì, sono, sì, mi chiamo Giuseppe Calcagno, siamo in tema di fraternità, no? Voglio dire, ecco, che questa fraternità siamo tutti fratelli, pace e amore soprattutto che ci vuole in questo momento. Giuseppe, io ti ho conosciuto tanti a Norsono, hai un 15 anni quasi di vicinanza a casa Nazareth. Cosa ti manca? Sì, mio fratello, insomma, tutta la mia famiglia. Però ecco, ce l'ho sempre nel mio cuore, quindi ecco, li porto sempre nel mio cuore. Quindi ecco, questo ecco, non mi dà motivo di essere triste. Anzi, all'incontrario, io. Però sì, infatti là nella comunità di Gaiole sono ben voluto, perché manca di questo contatto, no, con Casa Nazareth, che ci ho ricaricato, sì. E anche con Don Enzo. Sì, è bello, sì. La fede che tu hai nel Signore, in questo ambito, la fede... Tu sei anche un cantore, vero? Hai cantato, sì, quindi sì, innalzi sì. Al cielo dei canti, quindi oltre ad essere anche lettore. E, ecco, servirebbe una tua testimonianza, la testimonianza che nasce dal cuore. Ah, ok, certo. La testimonianza che in generale, la fede bisogna sempre... averla, ecco, anche nei momenti più difficili, se tu hai fede, no? Ecco, ti aiuta anche a superare anche le difficoltà. Io è capitato nella mia vita, no? Anche diciamo, però ecco, credendoci sempre, non mi sono mai scoraggiato, perché avere fede nel Signore che ci insegna, no? Avere proprio fede, tu superi tutti gli ostacoli. Tu sei una persona laureata in infermieristica, svolgi questa attività, questa professione. Io mi ricordo di te come chierichetto, servivi la messa. Questo ti manca? Sì, sì, sì. Padre Enzo, sì, è vero, sì, sì, mi manca. Sì, sì. Senti, un saluto a tutti gli amici di Casa Nazareth, amici, simpatizzanti, fratelli, sorelle. Ecco, dai un saluto. Ciao a tutti, ecco, da Don Enzo a tutti quanti, anche tu Gerardo e tutti quanti, ecco, di augurare un felice anno nuovo, pieno ecco, come di gioia e di soddisfazione che sia migliore dell'anno precedente. Grazie. Allora aspetta che mi immortalo pure io con te. Ecco. Figura di sé.